Welcome to Mira TV, ragazzi, sono in compagnia di Peña, the Elite Queen of the Universe. Eccoci, siamo quelli sotto piccolini, non guardate quelli grandi e brutti e del passato. Quelli del presente sono quelli piccolini, piccoli ma più forti di prima. Un anno dopo i pronostici della Royal Rumble del 2019, eccoci qua. Incredibile, chissà cosa è cambiato. Questo video nasce grazie a un vostro consiglio. Mortacci durante vostra. Un Miro di Vimeto. Miro, perché tu e Peo non fate una reaction ai pronostici di un anno fa? Vedete cosa avete azzeccato, vedete cosa non avete azzeccato. E partiamo proprio da qui, dal primo pay per view dell'anno, dove io e Peonia, mi sembra, a meno che l'anno scorso mi ha azzeccato qualcosa. Chissà se pure quest'anno riusciremo a indovinare qualcosina. Fu così che qua abbiamo detto un sacco di cazzate, guarda. Vero? Io non mi ricordo sinceramente cosa ho detto nel video, figurati. Io non mi... Ma manco mi ricordo i risultati della Royal Rumble dell'anno scorso. Fortunatamente ci aiuta Wikipedia. Io vorrei solo fare un piccolo disclaimer. Io non volevo fare questo video perché io potrei, non lo so, parlare di Omega in questo video, quando la All Elite ancora non esisteva. E quindi io potrei parlare male di Omega, nel senso tipo, no, non me ne frega niente. Non è vero, Omega, sei il mio vero amore, ti sto aspettando, chiamami. Sì, hit me up. Call me baby. Allora, passiamo al video, iniziamo con il primo match, perché io non so manco cosa abbiamo detto. Vediamo cosa diciamo e poi commentiamo. C'è anche il primo match è particolare. È particolare, particolare il primo. Che cazzo c'era? Abbiamo fatto live, io queste... Ah beh, però, grande mentre io con tuo Fire Four, Buddy Murphy, poi chi c'è sta? Stavo arrivando a dire questo. Oggi campione di coppia. Buddy Murphy nel dubbio c'è sta. Buddy Murphy nel kickoff della Royal Rumble doveva difendere il suo bel titolo da Kalisto, uno dei tuoi preferiti, quanto io sa. Ah, Kiro Tozawa e David Ami. Allora. Allora, già avevi capito tutto a Leo. Ma tu ricordi che Kiro Tozawa... Ha vinto Buddy Murphy, ragazzi. Ha spaccato il naso. No, quello è una delle poche cose che ti ricordi di Dammi. Cosa ha fatto il Kent attuale? Ha spaccato il naso a qualcuno con la GPS. E vai, Worldwide. C'è ragione. Invece l'idea è quello che ha spaccato il naso. E ha debuttato. Boom! GTS. Grande. Così. Ha spaccato il naso. Vediamo le frasi. Tra questi quattro atleti, ragazzi, non so come siano andati alla storyline, non so come siano arrivati a un Fatal Four. Ma come ci sono arrivati a Fatal Four? I due dami, Kiro Tozawa e Kalisto. Ma i pronostici, quando li damo? Mai, faremo un sacco di dettagli, io credo. Assolutamente, sono più che d'accordo. Però questa volta ci buttano un Fatal Four Way, dove potrebbe vincere fondamentalmente chiunque, perché Manny potrebbe perdere il titolo anche senza essere schienato. Forza Kiro. E tu hai detto Kalisto. Sì. Io ho paura di vedere Kalisto campione, però. Kalisto? Hai detto Kalisto? Ho detto Kalisto, quanto pare ho detto Kalisto. Che la gestione potrebbe diventare preoccupante. No. I due dami campione, secondo me... Ma come... Ah, ecco, l'ho detto, secondo me no. Facendo quest'uomo a tuo fare questo che sta diventando il nuovo Neville. Ma manco se lo fa che è diventato un nuovo Neville. E Kiro Tozawa, ho tanti dubbi. Secondo me è un buon wrestler, Kiro Tozawa. Dillo, Piro! Però a sto punto mi tengo Murphy campione. Oh! E l'ha preso! No. Tu? Mi tengo Murphy campione. Che cazzo fai? Io spero che Murphy tenga la cintura. Tra l'altro seguiremo questo match nel kickoff. Dovrebbe iniziare verso le 11 e qualcosa. Quindi andiamo già avanti. Io do campione Murphy. Uno a uno. Io pensavo che Tozawa avessi detto. Nel kickoff, SmackDown ci propone Rusev, il nuovo campione di Stati Uniti, tra virgolette, contro Shinsuke Nakamura. Rusev Nakamura. Ti voglio aggiungere una statistica importantissima. Ma Rusev non ha mai vinto per più. Nella testa, a parte che qua dicono Rusev sarà di nuovo con Lana. Lana che è sparita. Ma c'era Lana, davvero? Qua quando si fece male in mezzo a Lana. Che ce l'aveva zoppa. È diventato molto più interessante da number one contender che da campione, quindi spero che perda. Lasciando questo, Rusev non vince. Nakamura è meglio senza titolo. Senti? Più da 2016. Povero. Ecchia, già all'epoca mi ricordavo povero che vinceva mai. Non so se sia vero sta cosa, perché se io faccio due calcoli, il 2018 non ha mai vinto. Questo è poco ma sicuro. Nel 2017 mi ricordo qualche cosa di Rusev nel... Pure quella di English, però mi sa che pure quella di nel pay per view non ha mai guagliato. Non è che nel 2019 abbia guagliato. Nel 2016 Rusev non sta facendo un cazzo. E qua... Teoricamente potrebbe confermarsi i campioni di Stati Uniti, tra l'altro secondo me a WrestleMania il titolo degli Stati Uniti sarà difeso a 4 o 5, perché stiamo vedendo che a SmackDown stanno facendo invece no, siamo a gioco contro i Mysterio, vedremo Andrade per forza un sacco di però ci ho seccato qualche nome, siamo a gioco contro i Mysterio, l'ho preso.
Quindi Rusev Nakamura, chiunque esce campione, secondo me a WrestleMania allora di difendere il titolo in un match stile quello dei Murphy. Non è vero, sì, però il single match è stato proprio una seccata di nomi. Io confermerei assolutamente Rusev. Nakamura con questo titolo non ha fatto niente. Ha perso. Che adesso improvvisamente riesce a fare qualcosa col titolo. Ma te pare? Non bisogna premiare, io sono sempre dell'idea che non bisogna premiare le superstar che non stanno facendo bene. Ecco. Rusev sta facendo bene, no? Nakamura col titolo non sta facendo bene. La faccia mia un pochino perplessa. Sta facendo bene. Calato, perfetto, perfetto. Quindi tutti e due diamo Rusev vincitore? Sì. Sbaglia tutti e due qua. Certo, nel kick. Nakamura lo sto vedendo meglio da number one contender che da sì, è più interessante. Almeno fa qualcosa col titolo, non riesco a costruire. Non è idea. Si sono alzati tutti improvvisamente. Parla di Rusev. Però certo, potrebbero fare un bel rematch direttamente a WrestleMania. E c'è infine un'altra superstar, perché sennò come c'è... Rematch a WrestleMania della per Nakamura! Ma che cazzo te l'hai rifumato? Ma la droga pesante! Guardi, coglioni, Nakamura. Sono già sfidati in un kickoff, già sfidati in un kickoff, però vince Nakamura. Te credo che Rusev l'ha mai vinto. Sì, sì, mi pare di sì, perché poi il titolo Rusev l'ha vinto la montata di SmackDown Live, è il suo compleanno. Grazie, ma ci andiamo avanti. Tanti auguri a Rusev. Sì, gli hanno regalato. Carino, finalmente. Io spero che Omega non veda studi a prescindere da quello che hai detto su di lui. Contro Shane McMahon e The Miz, il più grande tag team. The Bar contro Miz e Shane. Allora, perché sono così male? L'ultima puntata abbiamo visto. Perché la sonorità era piaciuta. Abbiamo visto che The Bar hanno asfaltato Shane e Miz. Però. Attenzione, ragionamenti di peoni, eh? Vuoi dire tu quello che ti ho detto io? Ecco! Che mi sembra che stiano salvaguardando il più possibile The Bar, facendogli prendere più segmenti positivi per loro. Quindi? Nel senso, stanno facendo dominandoli. Anche la sconfitta di due settimane fa con The Miz che schiena Sheamus con roll up. Mantenuto pulito lo stato del The Bar. Io vedo The Bar distruttivi, però alla fine secondo me la storia tra Miz e Shane McMahon serve la vittoria qua in questo match. Non è detto. Calla. Avevo già giocato i Bar vincitori. Capito? Scoppia il lire. Già da adesso? Cioè già dalla Rambo da qui a WrestleMania? Tu vorrei Però non è interrotta prima questa storia, nel senso io l'ho sempre premiata questa storia, ho detto voglio vedere dove vanno a parare. Vero. E sono andati a parare, si sono buttati da un ponte. Ancora di interessante raccontare. Io che c'ho oggi in testa, sì, un'antenna. Vedi, pure là la dicevo. C'è un'antenna. E niente, nel senso, oggi con il titolo, con i titoli di Gotham, ricevitore. Di Shane, andando avanti e ancora è in fase dove cavolo vogliono andare a finire. E sarebbe molto più interessante che... E fai litigare oppure dici, vabbè, non fa niente, che fai? Come poi? Dici tu, no? Perdono. I The Bar li schiacciano anche qui a questa puntata, a questo pay per view. Sì, Peoni e gli Amelie, noi tutta quella storia che hanno fatto, Peoni, tutto questo hype che mi hanno messo, sfuma. Io gli ho già dato il titolo. Ragazzi, a livello narrativo serve a The Miz e Shane questa vittoria, secondo me. Perché poi se tu... Ma che cazzo deve fare? Action a prendere il sistema di... The Bar distrugge un'altra volta, ok? Ma The Bar non gli serve il titolo. Ce lo sappiamo che sono un grandissimo tag team. Quindi? Lo sappiamo, cavolo. Non gli serve il titolo. Io penso che SmackDown si possa permettere... Ma seriamente, che c'ho in testa? Attualmente penso che SmackDown si possa permettere di avere The Miz e Shane McMahon campione. Ma ti rendi conto? Che pronostico che hai fatto? Gli altri tag team, pronostico sui tuoi capelli. Abbiamo visto che la divisione tag team di SmackDown ha sempre funzionato nel 2018. Non quella mi preoccupo. Che dovrebbero fare, guarda caso, non manco c'è, manco difendono. Ora me ne vogliono Rude e Gable. Però è imbarazzante la divisione. Ma perché? Imbarazzante pure Peoni. Se la scordano. Cioè ogni tanto dicono, oh cazzo, ci abbiamo i tag team, facciamoli fare qualcosa. Poi se ne dimenticano. E poi dice vabbè, i The Team contro Davide Amici. Non è che siano migliorati tantissimo nel 2000. Detto questo, allora The Miz e Shane McMahon, nuovi campioni di coppia. Voglio vedere dove vanno a parare, voglio vedere dove vanno a parare. E lì pure è scritto The Miz e Shane McMahon vinsero i titoli di coppia, proprio la Rumble. Tutto per questa storyline. Buono, 2-2 però. Asuka, Becky Lynch. Qua ha fatto le pippe mentali, mi ero fatto proprio in maniera incredibile. SmackDown Live dello show blu. Qui penso che ci sia davvero tanto da parlare, ma nei nostri video di SmackDown Live abbiamo sempre detto la nostra. Mi risulta strano che Becky Lynch non combatta la Royal Rumble. E mi risulta ancora più strano che Becky Lynch possa vincere questo match e non partecipare alla Royal Rumble.
mi risulterebbe ancora più strano che Asuka batte Becky Lynch in maniera pulita e Becky Lynch poi non si presenta alla Royal Rumble. Infatti era strano. Penso che la cosa più facile da costruire sia Asuka che non so come il titolo con Becky Lynch. Becky Lynch si incazza e va a partecipare comunque alla rissa reale, magari vincendola. Però io devo capire queste voci che dicono che Charlotte, Becky e Ronda Rousey si affronteranno in un triple threat. Esatto. Porca troia! Allora, no! Non l'ho a priori quando hanno ridato. Spoilerato tutto già all'epoca. Hanno cercato di riprendersi il titolo alla Rumble. Perché Becky e Charlotte Flair dovevano costruirsi dalla Rumble per il main event di WrestleMania con Ronda Rousey. Adesso che mi ridai la title shot a Becky col triple threat, Carmelo poteva vincere pure Charlotte Flair per cambiare qualcosa in tavola, ma mi ci rimandi in Becky Lynch, mi sgretoli a questo punto il main event con Ronda Rousey. Cosa tu volevi vuoi fare? Becky io contro Ronda senza Charlotte in mezzo, è quello che poi continuano a dire fino a presso il main event. Forse evidentemente la via studiata qualcosa. Che fai? Poi scusami, fai vincere a Becky Lynch che poi fa: ah no, basta, mi sono stufata, andata a costa, vado contro Ronda Rousey. Cioè, che cazzata è? Per favore, per favore. Evidentemente la WWE ha studiato qualcosa con questa disposizione qua. Con questa disposizione qua, con Becky Lynch e number one contender. Io so sicuro che si siano studiati qualcosa. Secondo me, che fa? Ma secondo me hanno cancellato la cosa con Ronda Rousey perché non no, è possibile. Cancellatissimo. Penso che Becky Lynch non uscirà con il titolo. Questo è poco ma sicuro. Penso che Becky Lynch partecipa alla rissa reale. Non so quante tempi contare che qua non ha funzionato. Grande Miro. Vabbè, se no c'era Charlotte. Cioè... Ma hanno rotto le balle. La gestione femminile di SmackDown. Giusto. Mi ha rotto le balle. Giusto. Perché da 6 mesi. E un anno dopo che ci sta insieme ai titoli. Charlotte. Basta. Avete rotto i coglioni. Ecco. Basta. Ecco. Se brava quanto ti pare Charlotte, quanto ti pare Becky, avete rotto i coglioni. Sempre la stessa storia. Spazio alle altre. Sempre seminamo, se insultiamo. Penso che se torna Ronda Rousey si ricrea tutto. Come Carmella, gente come Mandy Rose stanno facendo vedere cose molto buone e che ti fa storcere un fine 2000, forse Mandy con sta storia la Crotis, ma non lottato sicuramente. Sì, quello sì. Ha fatto bene. Io ci sono rimasta malissimo perché a me stava piacendo tantissimo la storyline. Con chi? Non ho sentito. Poi non so, non ha funzionato qualcosa nel match, non lo so. Ah, Mandy forse. Però ecco, me mi hanno rotto le balle. Che se meno e se meno. Se meno se... Io sono meglio, non sono meglio io. Io sono Flair, io sono Bay, io sono The Man. Questa è Asuka che continua a farlo. Comunque l'Asuka è meglio. Cos'è? Non rifaccio il verso? Che Asuka lo fa ancora e ci fa e lo combatte ancora contro Becky Lynch. E Becky parteciperà alla rissa reale. Ronda Rousey, Sasha Banks. Completamente diversa la situazione. Quindi io ci ho seccato tu. Ma tu che hai dato un micidio alla Ronda? Ma non lo so, raccomandando. Che cazzo ci mandavi? Cioè, parliamo troppo. Che tornerà, ma davvero voi vedete questi video? Capo di mandare a quanto pare sì. Contro Ronda Rousey. Io continuo a dire che Sasha Banks... Stiamo parlando di Sasha Ronda, perfetta per Ronda Rousey, per questa rissa reale. Perché è perfetta? Comunque, grazie, cazzo. Perché Natalia non è tornata heel, quindi ci sta che non la mandi alla Royal Rumble. E continuo a pensare che Sasha Ronda sia stato molto buono. Bailey, secondo me potevi scegliere Bailey al posto di Sasha, ma come secondo match, me dico, Sasha è ancora molto meglio di Bailey. E il personaggio strafottente che dovrebbe avere Sasha è molto più utile. Bailey non avrebbe retto il confronto con Ronda Rousey. Cioè, che cosa regia troppo... quella Bailey? Manco il bicchiere in mano, io sono due anni, come lo dico. Come se arriva il... Non sei credibile. Forse lo dico pure qua. Sta sviluppando un personaggio da boss che finalmente torna a far vedere qualcosa di interessante. Sì, Corona sta piacendo molto. E penso che sia stata la scelta più giusta. Mi è piaciuta anche la storyline e le frecciatine che si sono lanciate queste settimane. Sì, però... Se la Royal Rumble, Ronda Rousey non perde il titolo. Ma assolutamente no, infatti non sto dicendo tutte due anzi non arriva Bailey con una sediata. No, stavo arrivando Bailey con una sediata all'epoca. Bello. Ma manco veduta se metteva sulla sedia all'epoca. Chamber ci saranno, verranno assegnate i titoli di coppia delle donne, delle women. E ragazzi, Sasha e Bailey sono indiziati numero uno a prendere. Andiamo, Miro. Ma io ero sbagliato tutto. Raga, non guardate i miei video. Vuole osare, ovvero far tornare Sasha Banks
No, non hanno usato Miro del passato. Quando non hanno usato Banks e Bayley su Ronda Rousey alla Royal Rumble. Non avrebbe completamente senso. E infatti, c'è ragione. Sarebbe più facile vedere Ronda Rousey che vince contro Sasha Banks dopo 20-30 minuti di ottimo match. Con hanno fatto di meno, 15. Fu lungo per un match della Ronda Rousey. Il braccio di Sasha Banks, a virgolette. E la fa cedere, quello sarebbe un bel finale. Però come è finito? Sasha la costruisci facile. Mi ricordo bene. Ovviamente Sasha. Mi ricordo che Sasha fece una faccia. Sì, mi ricordo. Ronda Rousey la devi portare campionessa a WrestleMania. Quindi io do. E ce l'hanno portata. Campionessa. E tu? Assolutamente d'accordo. Nulla da aggiungere proprio. Possiamo andare avanti? Adesso siamo pari. Forse insomma, non ho capito la gamba femminile cosa ti sia giocata. Però vabbè. Forse Charlotte potrebbe giocare. E se vince Gestalt, poi uno si incazza perché non lo può più vedere. Aia, forse qua siamo arrivati al momento. 12 volte lo stesso match. Mi ricordo bene, aspetta. Però mi lasci dire che questa storyline si sta evolvendo in maniera incredibile. Sì. Stiamo parlando di... Brian contro Styles. Esatto, però è sempre lo stesso match. Cioè, prima con Nakamura, quante volte hanno fatto e Gestalt da Nakamura? Poco. Troy Gojo, quante volte l'hanno fatto? Pochissimo. E Gestalt. Ma quante volte hanno già fatto Daniel Bryan e AJ Styles? Quando potevano fare tranquillamente AJ Styles contro il Mysterio, tipo, no? C'è Andrade! Match che hanno più volte, infatti, pure negli ultimi tempi. Se tu ci pensi, non avrebbero fatto tutti questi bei match tra Rey e Andrade allo stesso tempo. Rey e Andrade che stanno facendo tutto oggi! Tre anni dopo siamo ancora lì! 1, 2, 3 e famo le storyline per 12 pay-per-view ti troviamo sempre lo stesso match, che poi è sempre diverso, però lo stesso match. Lo so che le chance che AJ Styles vinca questo match non sono bassissime, vero? No, dai. Sta facendo benissimo Daniel Bryan. Allora, io a Daniel gli do un 51%. Stiamo parlando di Daniel Bryan Hill, ovviamente, ragazzi. Lo so, per me non è scontatissimo la vittoria di Bryan. Sono visibilmente scontatissimo perché nella rissa leale potrebbe accadere tutto. Aia, aspetta. Potrebbe accadere davvero di tutto. Sì, lo so, ma poi che fai? Rematch ancora? Basta. Basta, lo so, però è pure vero che cazzo fa. Questo è un momento importante. Ok, sarebbe pure facile fare un nuovo number a contender a SmackDown visto quei match che stanno facendo. Però, boh, cioè, Bryan, secondo io me dovrebbe rimanere campione. Cioè, se boom. Sta facendo un percorso molto interessante. Non so, una volta finiti i promi sul consumismo, dove cazzo arriverà Daniel Bryan? Perché a fare una storia con Roman Reigns e la missano completamente. Bene, sì, esatto. Affinché si prende l'elite del pubblico. Funziona. Giusto. Anche se ha fatto la storia anche con Kofi Kingston d'altra prima, ovviamente, Styles, ragazzi. Qualora perdesse, cosa che può fare tranquillamente, è Styles, quindi Vince, se stai guardando questo video, tranquillo che Styles può perdere. Styles può perdere! Non succede niente. Potrebbe entrare nella rissa reale incazzato nero. E famo, tutti rientriamo nella rissa reale, vabbè. E dire la sua. Stai a smontare il computer. E dire la sua, però. E poi che fa? Arrivato comunque contro Bryan? No, chi ti dice che Styles non può sfidare Lesnar? Sì, perdi con Daniel Bryan e che fai per sfidare Lesnar? Che ne sai, che prima di via il matto gli via. No, può succedere a veduto. C'è addirittura chi ha pronosticato una cosa incredibile. Aia! No, ciao Danny. Ciao Danny. Ciao Danny! Non l'ho visto. Prendo un minuto. Kenny Omega. Styles vince il titolo WWE. Kenny Omega, il suo sogno erotico è combattere contro i Gestalt. È Peonia il suo sogno erotico. Kenny Omega, guardate la faccia di Peonia. La Rumble, vince la Rumble e va a sfidare i Gestalt a WrestleMania. Questo è il sogno erotico di Kenny Omega e di tutti i fan di Kenny Omega. Voi oddio, dire, Peonia adesso è contenta che siano l'elite. Se succede sarebbe da spegnere la televisione allo stesso tempo, perché non è successo, se non l'elite. I lottatori che combattono la perdersi con Boxley. Il nome, Drew McIntyre, Seth Rollins. Probabilmente Finn Balor dovrebbero prendere la compagnia il giorno dopo. Che ne diamo? Parliamoci chiaro, no? Poi annuisce soltanto il discorso sto facendo, non sarebbe stato giusto nei confronti di altri colleghi che stanno lì da anni per cercare di vincere la Royal Rumble. Ci sta Orton lì pronto, secondo me, a fare la con AJ Styles. Che poi possono essere anche il face heel. Oh, ho preso pure Orton Styles a WrestleMania, ma tutta la carta me l'ho fatto. Me Styles qua deve perdere. E Bryan deve stare campione. Poi però sono consapevole che potrebbe succedere tutto e Styles potrebbe vincere col titolo da Vin un'altra volta. Non è successo, però ho pronosticato bene. Sì, lo so. Ah, okay. Però stavo dicendo Brock Lesnar sfida
sfida. Lesnar Finn Balor. Intanto se sfidava Strowman era comunque emozionato. Se sfidava conta che stavo a fare io così. Sì, ma Finn Balor entrerà da Demon e prenderà il titolo. Punto. È successo, entra da Demon. Finn, se non entri da Demon mi incazzo come una bestia, perché se non usi il Demon qui, quando lo usiamo, quando lo usiamo, vaffanculo. No, no, lui è entrato da Demon. È sono sicuro. E quindi poi si presenta. Vaffanculo. Entrerò da Demon e vincerò. Il problema è che mi ha lasciato un po' ancora. Ha detto di voler combattere come ha fatto a WrestleMania, ovvero con una stupida entrata un po' particolare, diversa. E l'ha fatto! Nulla di più. Però perché allora, SummerSlam ti sei presentato? Esatto. Parlo direttamente con Balor, no? Corbin. Perché? Che sei ha già capito che sarebbe diventato re. 24 ore dopo contro Roman Reigns e ti dà dallo shot. Che sei un coglione. Allora, Balor sa che il demone non può perdere, quindi non ci si presenta quando lui deve fare i match. Vince ha detto che il demone non può perdere. Solo contro Joe NXT, appunto, che il gioco è diventato qualcuno. Vedrai quel giorno Balor entrare tranquillamente, senza body paint addosso, senza capisci che perde. Perché secondo me questo è il messaggio che stanno lanciando. Finché non tornava NXT era così. Ma tanto lo sappiamo tutti, ancora si guarda che alla Rumble entrerà Demon e batte Brock Lesnar. Sì. Poi arrivano presso il Mania, fanno un bel triple trip sì. E ci la Rumble. Che fanno adesso il Mania? Fanno Rollins, Balor. Sì. E in qualche modo ci buttiamo dentro anche Drew McIntyre. Esatto. Invece non accadrà mai, però. Questo non so se possa mai. È colpa di Baron. Mi ha sviato lui col vediamo. Io ci sto. Hashtag è traghettata. Ma uno che mi fa un ragionamento del genere. E vi ripeto: 24 ore prima eri in demone contro Baron. Modi, però non continua a dire. Contro Roma Renzo il titolo da WWE. Se qua fai la stessa cosa, penso o sei scemo. Non accendiamo, scemo. Ma noi ci crediamo. Io ci credo. Voi ci credete? No. Io ci sto. Io credo in Bao. Sì, mamma mia, stai ferma che qua se no ti abbassa lo scemo. Ti abbassa lo scemo, lo ridico un'altra volta. Brock Lesnar, secondo me. Mi viene da piangere. Poi mi ricordo di là. Qua bisogna schierarsi, però. Qua è davvero. Qua... Insomma, è entrato da Demon. È partito Lesnar, vai. Brock Lesnar. Sì. Io ho dato la vittoria a Lesnar, ma lo ricordo che solo Peonia ci credeva, però solo io. Dipende da questo. Secondo perché me... deve essere incazzato che lui si è spaccato e gli hanno preso il tiro. Sì, incazzato, Balor. Diventa di sì, dare una statistica, visto che prima l'abbiamo dato di Russo. Vale, e no. Che Finn Balor non perde mai in uno view, uno nei pay-per-view. Bim Bim Balor. Bim Balor. Bim Balor. Bim Balor. Lesnar. Bim Balor. Balor. Tutti i coglioni, però Lesnar. Però il 2018 non l'abbiamo perso. Ci frega, cazzo. 2019 perde sicuro. Perde inizio per più perdendo. Vabbè, Balor abbiamo detto. Non io stavo tentando di farmi cambiare. Io ci credevo davvero. Sì, ma sono presa al culo perché vaffanculo Balor non è facile. E poi alla fine entra Demon e ne perde la immagini sarebbe il clamore la bestia riesce no. A che poi dovrebbe anche accadere perché la bestia riesce anche a battere il demone. Se fosse entrato Demon almeno avevo bello, il cuore in pace no. Così no però sarebbe cambiata la storia. Io mi schiero con l'est. Beh però almeno lì ci ha provato entra Demon. Mi sono schierato con l'est eh? Io ci credo mentre russivo io ci sto ancora credendo. Non chiuderà un pay per view e questa è una cosa. Vabbè c'è la Rumble no, dopo lo mette. Ora bisogna capire se la Royal Rumble femminile viene quella della prima di maschile sì. L'anno scorso non mi ricordo come era la Rumble. Vabbè perché era prima perché è stata non mi ricordo qua, ma anche io poi ci giochiamo pure qua era un disastro è stata la Rumble poi potrebbe davvero succedere tutto. Allora Rissa Reale femminile partiamo da quella che dovrebbe vabbè Becky. No, mi sa che la Royal Rumble maschile chiuse. Potrei dire Charlotte. Potrei dire andavo su Charlotte. Potrei dire anche Ember Moon. Tu è andato su Charlotte. Secondo no, secondo i quindi Miro ha vinto i pronostici. Potrebbe essere tra le prime 5. Sì, e poi domani si sveglia tutta sudata. Sai perché? No? Perché c'è Asuka. Ti ricordi come finì la carriera di Ember Moon alla NXT? Sì. Scusa, la carriera di Asuka NXT. L'ha battuta Ember Moon. E quindi adesso dovrebbe esserci la famosa rivincita con Asuka che potrebbe. Ember Moon sta ancora lì in infermeria. Esatto. Momento eccezionale. Non c'è ancora nessuno in questo momento nel roster. È corretto. No, pure adesso non c'è ancora nessuno. Prima del passato. Vabbè, nella lista reale può succedere tutto. È certo. Minchia, quando vince Sheamus, che cazzo si aspettava che Sheamus poteva vincere la lista reale? Questo continuo a dire.
Quindi può davvero vincere sì. Chiunque quest'anno. Io mi schieravo con Charlotte. Tipo Kembe Alaska, no? No, ti avrei detto anche Emmy, era il mio secondo nome, ovviamente, perché dopo Becky. Ti ho detto Becky, Charlotte, e poi mi sarei messo anch'io dalla parte di Ember Moon. Ma invece sto Becky. Però ho detto, Charlotte sta avendo davvero tanti spot. Porca troia, nella puntata di SmackDown me l'hanno messo ovunque. Andavi al bagno, c'era Charlotte. Carmella passeggiava, c'era Charlotte. Asuka, Becky, Charlotte. Ma non lo so. Alexa niente. Alexa no, Alexa torna. Non magari partirà la rivalità. No, partirà la rivalità per Raw, però nulla. Tornò, però non fece chissà cosa, Alex. Mi ricordo giusto la manovra su Ember Moon. Madonna. Non so Alexa Face quanto Madonna. Possa essere utile a Ro, però te lasciamo a Ro in quel momento no, in quel momento ti dico no. Becky, perché in un finale se potrebbe essere il main event della serata. E se invece la Riot Squad sì. Le fa fuori tutte? Sì, le fa fuori tutte. Ma manca Royal Rumble sulla PlayStation. Si asca. Sta buona! Io ci credevo. Qualora fosse il main event della serata, perché chiude il pay per view con Ronda Rousey e Becky Lynch che si guardano il cartone di WrestleMania. Hai già fatti i film. È tanta roba, sì. Capito? Il cervello, nonostante sia ancora influenzato. Va così. Bene. Tu dici Charlotte. Bello, però potrebbe accadere anche giuro, Charlotte. Non mi piace il fatto che vai a perdere con Asuka e poi vai a vincere la Ram. Non mi piace, è inutile, non mi piace. A me piace, ma poi dipende anche come la gestiscono tutto quanto. Non mi piace, non piace. Dipende anche come perde poi Becky Lynch, dipende anche come perde. Se perde dopo il count out può succedere tutto. Può succedere tutto, ma io ho azzeccato, ragazzi. E poi sta quella maschile, non vero. So se sarà davvero quella a chiudere la serata, quindi il mio cervello ha pronosticato, Randa e Becky che si guardano e così la puntata finisce. E poi può essere invece che Seth Rollins vince, esatto. Seth Rollins vince la Rumble da solo. E punta il nuovo Finn Balor campione e si sfideranno. Sarebbe stato uno scenario clamoroso. Aspetta, Kenny Omega punta il nuovo campione. Sì, certo. Cazzarola. Kenny Omega SmackDown proprio. Yes. Che gli danno 3 milioni e mezzo solo per guardare Styles e dire sì, ok. No, io penso che zitta su Kenny Omega. Maschile, Kenny ti amo. Si è messa paura però, eh. Possibile vincitore. Tu hai detto ne hai circa 15. Io ne ho circa 4. No, è che tu ne hai circa 15. Tutti quanti abbiamo detto nel dubbio, ne tu ci hai azzeccato. Io ne ho circa 4. Forse 4. Ti ripeto, uno è Rollins. Che ho preso. Che tutti sappiamo perché. Ma poi dirò un nome, non penso che 4. Io te lo dirò 4. L'altro è Drew McIntyre. Che ogni però anno ogni anno è Drew McIntyre. Pure quest'anno farà sta cosa. Preparate. Il Nakamura, no? Famoso per di Nakamura. La Rumble di Drew McIntyre, stessa cosa. La parte dei buoni. Oddio, neanche servirebbe più di tanto. Finn Balor vince. Stavo parlando di Drew McIntyre face. Addirittura. No, il titolo, perché entra Demon, perché poi Demon ha vita. Non c'è nella Rumble. Lui entra da Demon, parte Lesnar. Sono calate parecchie votazioni, perché da quando l'ho visto provocare fin troppo John Cena, non lo so. Ma chi? Io adesso ce l'ho testa. Che ha provocato John Cena? John Cena contro McIntyre a WrestleMania. Quello non l'ho preso. Vabbè, è andato. Quindi beh, sono passato un po' di tempo. Si è sviluppato in maniera diversa. Il cammino di McIntyre. Poi legge Styles o Bryan, sinceramente, perché lui deve stare off. Quindi va contro Lesnar. Quello devi costruire un pochino face. Quindi Styles è il mio personaggio. Perché McIntyre è comunque già amato parecchio anche in questo ruolo. Quindi sarebbe anche un avversario abbastanza buono. Così come. Sono ancora a parlare di McIntyre. Secondo nome mio è McIntyre. Ok. Il terzo. Strowman, ma sarebbe da buttasse di sotto. Ecco. Sarebbe da buttasse di sotto. Male. Tuttora lo dico. L'hai tolto dal match contro Lesnar a questa rissa reale. Per ridargli la WrestleMania, che cazzo. Per ridargli la WrestleMania. Poi mi hai fatto capire. Esce per count out la Rumble. È giusto, lui è famoso per uscire nei match per count out, anche se non si può uscire per count out. Poi lui ci riesce. Non era più infortunato perché ha combattuto a Raw. Quindi fondamentalmente il match contro Lesnar poteva anche farlo. Poi veniva da Crown Jewel qui. Forse può vincere un nome che per me Strowman a partecipare in storiale. Questo forse. È poco massimo. Primo titolo insieme. Si è combattuto oltre al Make-A-Wish, perché lui ha vinto un Make-A-Wish. Non ha vinto
Mega wish. Spieghi come cazzo lo butti fuori. Vinto con Rollins pure, dai. Ah, è vero, anche okay. Lascia, vabbè. Forse giusto McIntyre poi uscì. E non sarebbe una buona eliminazione del WrestleMania, insomma. E quarto nome... Styles. Quarto no, nome, no. Non lo do a SmackDown. Non lo do a SmackDown, no. Eliminato. Eliminato SmackDown. Io ho sto Styles in mente, perché se quello si incazza, abbiamo visto... Ma anche Vince. Perché l'hanno già fatto. Però, Styles. No, si incazza, sicuramente si incazzò con Vince. No, deve... non è capito. Ma insomma, fino lì, vai, però mi ricordi che al Super Series poi è stato rimandato perché Styles ha perso il titolo, quindi cioè, hanno messo Daniel Bryan. Avevano già fatto l'anno prima Styles. Però ecco, ripeto, lui c'ha la title shot con Daniel Bryan. Non mi piace che vince la Rumble. Non mi piace. Non mi piace, che fai? Perdo, cambio campione. Poi c'è Daniel Bryan e Brock Lesnar. Se hai battuto Daniel Bryan, batti Brock Lesnar. Vabbè, sono contro Asuka. Chi mi schiero? Vai. Seth Rollins. Era l'iniziato numero uno. Però io ho puntato Rollins. Un nome diverso dal tuo. Aia. Che c'è... So qua. Mojo Rally. No. Vabbè. No. Ci mancherebbe. No. Demizio è inutile. Cioè, immagina. C'ho paurissima a dirlo. Ma chi c'è? Ma qui ci sta, mi ricordo. Valor. Sì, come i nomi? Perché ci stanno i nomi? C'è la lista? No, no, no. Vabbè, però, insomma. Però. Chi ha detto? Mi ricordo anch'io, raga. Sta qua dentro. Ma Dean è morto. Dean Ambrose. Che ci fai però con Rollins? Se Rollins, Ambrose. Fa cazzo ci facevi con Ambrose? Ce fai? Ce fai! Perché io la storyline che andavi non l'elite era tutto work. E poi continua pure con. Ma non si parlava Rollins qui tempi, e però, deve... però già c'era. Potrebbe tutto accadere. Ma tu hai detto che Rollins era WrestleMania con Dean Ambrose. Potrebbe accadere di tutto a WrestleMania con un Dean Ambrose. Più facile con 5 Ambrose. Stai non l'elite. John Moxley. Insomma. È più facile vedere Balor tornare il su Rollins. Era molto più facile. Un scenario con Triple H in mente, però non si accadrà mai perché no. Già l'hanno usato per Owens. Comunque io sto puntando anche su Dean. Su John Moxley? E poi ci stiamo scordando. Lascia perdere, lascialo non l'elite. Sì. Balla andare a Rambo sicuro. Ti ricordo che The Rock e Roman Reigns sono simili, sono lasciamo stare. Questa è una chicca non per pochi. Sta spaccando parecchio. Quindi tu ti schieri con Dean Ambrose. Addirittura vince la rissa reale. E poi è uscito malissimo Ambrose dalla Rambo. Non lo so perché mi sono fai film mentali con Rollins. Che in qualche modo lo aiuta. Così li tradiscono. E non lo so, qualcosa del genere. Capito? Perché non scordiamoci che storyline con Seth Rollins è che a Seth Rollins è dispiaciuto di questo tradimento e quindi potrebbe succedere tanto che poi siccome siamo a Raw non succederà già lo sapevo io. Allora hanno mannato allora sei zitta no? Quattro nomi due aggiungi uno 5 Dean Ambrose no io Gisella lo levo Drew McIntyre è calato troppo non penso che secondo me l'anno prossimo può vincere la mani bassa. Poteva essere, ma l'anno prossimo. Quest'anno, attenzione! Non so perché. Uno, due, tre. Royal Rumble winner! Tra l'altro, vincila per noi. Tra l'altro, io sto ancora a pensare a Finn Balor Demon, che entra Demon contro Lesnar. Sì, per l'intercontinentale. No, non è un triple threat, mi sembra. No, fa da fuori. Fa da fuori. Chi mi sa che c'era Samoa Joe. Samoa Joe, mi sembra. Quindi si raffronterebbero... Sì, anche anzi. Ragazzi, la parola la lasciamo a voi. Chi vince la... Chi vince la rissa reale? Lasciamo a voi. Chi vince le risse reali? Ovviamente. Ragazzi. Maschile e femminile, chi sarà il nuovo campione? Sono curioso di sapere voi che avevate pronosticato all'epoca e andrò a leggere i commenti del video. Assolutamente proprio. Però diciamo che tante cose l'abbiamo prese tante cose Peonia ragazzi sì, ha cambiato la storia dei personaggi sì, sì. Balor gliel'hai cambiata di Ambrose l'hai portato in un'altra federazione era work Kenny Omega SmackDown Madonna santissima ma Balor che entrava Demon e batteva Lesnar signori non perdeva io che io faccio il l'anno scorso ho detto Drew McIntyre lo vedo fuori l'anno prossimo
curiosa questa cosa, eh? Tocca fare anche i pronostici della Royal Rumble, vediamo un po' come si mettono le cose. Peoni è un po' allibita, quest'anno sparerà altre cose e manderà altri atleti in altre federazioni, anche i Ring of Honor. Prossimi meno l'elite Strowman, credo. Sì, di sto passo direi proprio di sì. Fateci sapere la vostra, ragazzi, qui sotto nei commenti. Io sono ancora allibita per il fatto del film mentale di Balor che entra sicuramente di e porta via il... Già il titolo, cioè, Dio. Poi, ma come si fa a crederci? Nella live un reaction, anno dopo, come ci si fa a crederci? Nella live reaction poi fu bruttissimo perché ti fece vedere Balor nel backstage che era tutto tranquillo. E stavo già piangendo. Spolliciate, commentate, condividete. Era un video registrato. E paint, c'è il paint paint, vabbè. Iscrivetevi ai canali, questo è ancora fatto da... Peonia di Elite Queen of the World, nel mio world. Nel tuo grande world. Nel mio world, Balor è entrato quella notte da Demon e ho battuto Lesnar per il titolo. E perché Dean Ambrose che vince. E Dean Ambrose. Direi proprio di no. E da Mir è tutto, too sweet.